Maria ha esordito dicendo che sulle donne e il ruolo delle donne nel Risorgimento italiano lui non aveva da dire. Per la verità, se non ci fosse stata una ripresa di interesse, di curiosità, però diciamolo in maniera più forte anche, perché proprio di studio, oltre che di interesse e curiosità che si possono facilmente comprendere, probabilmente saremmo davvero nella situazione di dire insomma è tutto da fare, o c'è poco, ci dobbiamo aspettare che le ragazze, le giovani donne di adesso si mettano sulla strada di una ricerca su questo campo, così come sta avvenendo, è vero, da un po', ormai nemmeno da alcuni decenni, nel campo degli studi cosiddetti di storia di genere. Questo è una cosa, per esempio, prima Ciro diceva, Benedetto Croce ammoniva sempre a considerare che la storia è sempre contemporanea. Si intende che la storia viene interrogata da noi nel momento in cui stiamo vivendo, è evidente, quello che non sempre ci riesce così naturale e facile da capire è che il cammino della storia, la direzione della storia è dal presente verso il passato. Uno non può, per interrogare l'età romana, si pensa romano, capito? È difficile questo. Noi siamo oggi, cos'è? 18, vigilia di San Giuseppe 2011. Noi con i piedi saldati fortemente a terra in questo momento, in questo luogo, con la mente ci trasportiamo verso. Quindi il senso della storia non è da Adamo ed Eva ai nostri giorni, è l'inverso semmai, è dai nostri giorni che noi camminiamo verso un passato che vogliamo conoscere o da cui vogliamo delle risposte. Ecco, allora, in sostanza, quando adesso anche a livello proprio universitario ci sono cattedre di storia di genere, una cosa che prima non c'era, il fatto che non ci fosse, Ciro lo accennava anche riferendolo al caso specifico del quale ci ha parlato, non è che, ma guarda un po', non si parlava di donne, oppure non si studia la storia delle donne, che è una cosa ancora diversa dal dire la storia dal punto di vista delle donne, cioè è una cosa ancora diversa, è la storia delle donne, perché poi che donne abbiano potuto studiare è un conto. Donne invece protagoniste di storia e delle quali nessuno si è preso la briga di trasmetterci memoria, capito? Il punto è questo. Come mai lui non trova? Vabbè, ha detto vedremo, può darsi che esce qualcosa. Bene, se non ci fosse stato da un po' di anni a questa parte proprio una svolta decisiva da questo punto di vista, probabilmente noi ancora al 2011, terzo giubileo della patria, l'espressione non è mia, giubileo della patria è un modo un po' enfatico, un po' retorico, poiché in questi giorni, come Ciro vi ha detto, stiamo impazzendo intendo dire, magari vado in tre parti nella stessa giornata a parlare di queste cose, dobbiamo pure dire che siamo, lo dicevamo prima con il sindaco, era cominciata maluccio questa ricorrenza. Devo dire con tutta onestà, ciò che sto vedendo, ma supera veramente di gran lunga qualsiasi previsione o aspettativa.
come hanno segnalato, ci voleva la Lega per farci affezionare all'Italia. Sì, è probabile che c'entri anche questo, perché era insopportabile il vedere è festa, non è festa, tra l'altro, tanto per rompere il ghiaccio, il decreto che fissa la festa non l'hanno fatta a tempo, è arrivata prima la festa e non si è riuscito a farlo. Io ho visto dirigenti scolastici, sono stato ancora a Portici ieri, nei giorni passati, che non sapevano se potevano chiudere la scuola o no. Poi l'hanno fatto ricadendosi al decreto, ma c'è tutto un iter che non si è riuscito a fare in tempo. Poi le cose più, un po' più squallide, devo dire, perché questa magari è solo che la burocrazia cammina lentamente. La cosa squallida che abbiamo letto, sentito, l'avete sentito sicuramente al momento dell'inno o cose di questo genere, alcuni che in maniera anche, come dire, in maniera molto visibile, cioè facendolo proprio, vanno al bar perché loro, capito? Alla cerimonia di ieri c'erano solamente 3 ministri. Proprio poi dice: no, noi siamo qui a titolo personale per rispetto del presidente. Sì, ero presidente, dicevo, grazie per rispetto, però non state per un rispetto, per un fatto personale, insomma. Quindi allora tutto questo, diciamo, aveva in qualche modo lasciato presagire che la circostanza, la festa o il semplicemente diciamo il compleanno, perché io sto dicendo agli studenti che incontro in questi giorni, sentite, non facciamo grande filosofia di che cos'è l'anniversario 150, è il compleanno, quando voi fate il compleanno festeggiate, quindi è inutile, perché ogni tanto pure i ragazzi mi hanno chiesto: ma perché festeggiare? No, dico, ma tu compleanno, quando fai il compleanno ti aspetti il regalo, vuoi essere festeggiato, tutti intorno a te, eccetera, e questo è un compleanno. E dentro questo compleanno c'è un dato positivo, come i compleanni delle persone che cominciano ad avere un po' di annetti, perché è chiaro che un bambino che compie 4 anni, 5 anni, 7 anni, capisce solo il fatto, è vero che tutti si fanno vicini, eccetera, eccetera. Il giovanotto, ne vedo alcuni qui, hanno la sensazione di passare da una... è vero, ogni anno che passa per loro significa essere più importanti, entrare di più nel mondo che conta, è così, è vero, ci siamo passati tutti, mi rivolgo soprattutto a chi ha anni, tanti quanti ne posso avere io. Nella maturità il compleanno è un'occasione, ed è bene che sia così, di ragionamento, è vero, di riflessione, si tende, almeno io l'ho fatto, ma credo che l'abbiamo fatto tutti, a provare a dire: sono arrivato a questo punto, vediamo che cosa sono diventato, come ci sono arrivato, che prospettive ancora mi devo dare. Ecco, allora, questo secondo me è il modo migliore anche di vivere il 150° anniversario. Cioè, va benissimo, ho visto per televisione a Torino, mi sembrava come nei giorni prima di Natale a San Gregorio Armeno, che non si riescono a mettere manco i piedi, no? La stradina dei presepi, dei pastori. Torino ieri ancora era così, una fiumana, una centinaia di migliaia di persone, dice che i negozi erano chiusi, quindi non era nemmeno la cosa, era semplicemente questo trasporto straordinario di esserci, di... E mentre dal punto di vista degli studi l'occasione è buona, e lo è stato comunque, proprio per riflettere, lo è stato per questo gruppo di colleghe della mia stessa università e del mio dipartimento, che hanno tirato fuori, ed è stato presentato ieri, quindi un povero giro, davvero, ma come del resto io, se fossi venuto qui l'altro ieri, poco avrei saputo dire. Queste colleghe invece hanno tirato fuori un sacco di belle novità. Certo, avremmo dovuto farlo anche prima, probabilmente gli storici maschi
non è che agli storici maschi è proibito occuparsi di storie delle donne, solo che non l'hanno fatto. Queste colleghe ieri hanno presentato questo libro che si chiama Il risorgimento invisibile. Guardate, il titolo è tutto.